Sottotraccia la Juventus starebbe predisponendo l'ultimo grande colpo per la sessione estiva di calciomercato. L'indizio è chiaro. Gli ultimi giorni della sessione di calciomercato estiva sono molto agitati da parte della Juventus, la quale sta cercando di mettere un punto alle situazioni più spinose e nel contempo si impegna per concludere gli affari che restano in sospeso. Ad esempio, pare essersi acceso un improvviso caso Danilo. Più che altro è un discorso social, siccome il giocatore della Juventus ha disattivato il proprio profilo Instagram e potrebbe essere a causa delle riflessioni sul futuro. Di sicuro bisognerà ritagliarsi il giusto tempo per un confronto con il brasiliano e possibilmente già sta accadendo o accadrà appena dopo sbrigate le faccende burocratiche che riguardano il rinnovo annunciato ufficialmente. Infatti, la società bianconera e Weston McKennie hanno condiviso la notizia del prolungamento del contratto per ancora 2 stagioni sportive, quindi fino al 30 giugno 2026. Questo non vuol dire che sia concluso il mercato in entrata. Infatti dal Portogallo arriva un segnale molto curioso, che già muove la fantasia dei tifosi bianconeri. In attesa del match contro l'Hellas Verona, si starebbe portando avanti un grande colpo di calciomercato. La notizia è rilanciata dal quotidiano Record.Juventus, l'indizio è quasi una certezza, si avvicina alla conclusione dell'affare, in occasione della sfida che il Porto disputerà contro il Rio Ave, in calendario questa sera, non sarebbe previsto fra i convocati del club casalingo Francisco Conceição. Un indizio importante, considerato che il calciatore è tra i principali nomi sui quali lavora la Juventus per rinforzare la zona offensiva del campo. Il giornale ribadisce il contratto del classe 2002 con il Porto fino al 2029, ma vicino a concludersi anzitempo per un trasferimento altrove. Lo attende con ansia e da tempo mister Thiago Motta, il quale fronteggia un'emergenza in attacco non da poco. Kostić e Chiesa sono fuori dai piani e Milik e Weah non ancora al top della condizione. L'accelerata sull'accordo fra la Juventus e i Drago sarebbe giunta anche osservando queste esigenze tecniche, perciò il tecnico Vitor Bruno ha poi optato per la probabile esclusione dai convocati. Si attende infatti che l'indiscrezione sia confermata e al contempo che il Porto aprirà l'idea di prestito che la Juventus ha in mente. Manca ancora l'ok da parte di Villas-Boas, ma l'agente Jorge Mendes non conosce sosta e lavora ai fini della riuscita dell'operazione nel più breve tempo possibile.